La parola che si fa espressione del sentire più alto, l'amore che è dolcezza, confessione del cuore, ma anche aspirazione alla virtù. Non è difficile scorgere un legame tra ciò che, tra la seconda metà del XIII e l'inizio del XIV secolo, rappresentò il dolce stil novo, definito così dal sommo poeta Dante, e l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. A intravedere questo rapporto sono stati i teologi Don Maurizio Gronchi e Don Roberto Repole, che insieme hanno dato alle stampe il volume Il dolce stil novo di Papa Francesco, pubblicato da Edizioni Messaggero di Padova, un titolo che fotografa un nuovo corso per la Chiesa. Don Roberto Repole. Si è scelto questo titolo perché esprime bene il fatto che con Papa Francesco si è respirata in qualche modo una certa novità di stile, che non è però una novità assoluta, nel senso che mi pare molto in continuità, soprattutto con un grande evento che nel suo magistero appare sempre più come centrale, cioè l'evento del Concilio Vaticano II. Questo si esprime con uno stile, direi, unico nel suo genere, perché mi sembra che Papa Francesco sia portatore, la chiamerei così, di una desacralizzazione del ruolo del Papa, che non vuol dire un depotenziamento di questo ruolo, ma vuol dire rendere questo ruolo il più possibile in modo manifesto un ministero importantissimo all'interno della Chiesa e che dà anche centralità al fatto che per la Chiesa l'unico primato, il grande primato è quello di Dio. Dolce quindi perché non accademico, stil perché armonico e diretto, novo, sottolineano gli autori, in quanto soffio di aria fresca e pulita. E in effetti soffia un vento diverso che porta la Chiesa a dialogare con un mondo secolarizzato che si mette in ascolto e allo stesso tempo rinnova il modo di annunciare la verità del Vangelo. Mi sembra che ci sia una grande necessità di continuare a riflettere su quello che il Papa ci offre nell'Evangelii Gaudium, soprattutto laddove ci dice che se vogliamo annunciare il Vangelo, se vogliamo una Chiesa che annunci il Vangelo in un contesto che non è più normalmente cristiano, si tratta di ritrovare il centro. E il centro è evidentemente l'amore salvifico di Dio che si fa vicino agli uomini in Gesù Cristo. Senza questo centro, tutto l'impianto, potremmo dire, delle dottrine cristiane perde il suo gusto, il suo sapore e la sua bellezza. È soprattutto nella misericordia, altro pilastro del Magistero di Francesco, che la vita dell'uomo può spingersi verso l'alto, perché c'è un Dio che si prende cura delle miserie degli uomini. Mi pare però che bisogna essere molto attenti a non scambiare, come qualche volta si tenta di fare o si è tentati di fare, la misericordia con un bicchiere di acqua fresca. Nel senso che la misericordia di cui parla Papa Francesco è la misericordia evangelica che, laddove raggiunge il cuore dell'uomo, comporta una conversione, un ritorno e dunque un processo davvero di nuova umanizzazione in chi riceve questa misericordia.